Florovivaismo. Il MIPAF stanzia 25 milioni a sostegno del settore. I contributi copriranno circa il 30% dei costi sostenuti a causa dei rincari energetici. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Agricoltura ci occupiamo del decreto a favore del settore florovivaistico firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. Lo schema prevede finanziamenti da 25 milioni di euro sul Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per permettere al settore di contrastare gli effetti del rincaro dei prezzi energetici dovuti alla crisi economica causata dalla guerra tra Russia e Ucraina. In base ai dati Istat, il contributo interesserà oltre 8.000 imprese florovivaistiche e coprirà circa il 30% dei costi sostenuti da marzo ad agosto 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas, metano, GPL e per la gestione delle attività produttive. Inoltre, c'è la possibilità di poter ottenere un acconto pari al 90% del contributo spettante. In una nota, il MIPAF afferma che l'obiettivo principale del decreto è quello di tutelare il settore e contrastare la chiusura o l'arresto della produzione. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.